Con noi oggi Ilaria Pasinelli di Spazio Off della cooperativa Fraternità, una realtà che si è instaurata sul territorio proprio attenta al tema delle dipendenze. Benvenuta Ilaria, proviamo a spiegare ai nostri telespettatori innanzitutto che cos'è Spazio Off. Spazio Off è l'ultimo servizio innovativo nato di Comunità Fraternità e all'interno noi ci occupiamo di dipendenze da gioco d'azzardo e dipendenze da nuove tecnologie. E, diciamo che è nato, abbiamo fatto inaugurazione a maggio del 2018 e in questi primi 20 mesi di attività abbiamo visto proprio crescere l'utenza sia in termini di numeri che in termini di attività e di richiesta. E nello specifico appunto abbiamo aperto sull'onda del filone privato, per cui inizialmente accogliamo utenti in forma privata e rispetto invece al gioco d'azzardo patologico abbiamo anche invii che possono provenire da parte dei SERT e degli SNI e quindi anche con invii da parte del servizio pubblico con i quali cerchiamo di collaborare. In questi giorni è uscito sulla Voce del Popolo un articolo in particolare su questa videogame therapy, che è una realtà appunto interna a Spazio. Però prima di dirci anche qualcosa rispetto a come funziona, che percezione avete voi del dato anche proprio un po' di questa necessità, cioè di cosa stiamo parlando quando parliamo di dipendenze, cioè qual è la lettura che avete, la percezione che avete di questo fenomeno? In merito alla dipendenza rispetto ai videogiochi e alle nuove tecnologie, secondo me c'è molta paura e c'è molto spavento negli occhi dei genitori e degli adulti. E infatti all'interno del nostro servizio, noi in questi 20 mesi abbiamo seguito 9 ragazzini, perché la particolarità poi di Spazio Off è che riusciamo ad accogliere utenti a partire da 10-11 anni fino all'età più matura, quindi anche oltre la pensione, rispetto ovviamente a problematiche di dipendenza diversa. Però rispetto al videogioco, questo spavento, questo allarmismo da parte un po' delle scuole, da parte dei genitori, fa sì che ci vengano segnalati dei casi, anche laddove però io non parlerei di vera e propria dipendenza. Ossia, tante volte i ragazzi e i bambini si rifugiano nel mondo dei videogiochi per nascondersi o ritanarsi comunque da una serie di disagi familiari e scolastici che non portano necessariamente alla dipendenza, in quanto si parla di dipendenza laddove c'è invece proprio un ritiro scolastico, un restringimento delle varie attività, delle relazioni, laddove la realtà virtuale, come diciamo noi, sostituisce la realtà esperita. Laddove invece esiste comunque un margine in cui si frequenta la scuola, si hanno degli amici in carne ed ossa e il bambino, l'adolescente, manifesta comunque anche altri tipi di attitudini di qualità, non necessariamente a dipendenza, ma si parla invece più di un disagio. Videogame Therapy usa il gioco per, come Esatto, dire, entrare in in questo relazione. tipo di relazione e anche, come dire, approcciare questa tematica della Esatto. dipendenza dai videogiochi. Diciamo che a Spazio Off, grazie anche ai colleghi Francesco Bocci e Paolo Di Marco, che sono due psicologi psicoterapeuti, l'uno che ha ideato e scritto anche un libro sul tema della psicologia dei videogiochi, e invece Paolo Di Marco, che è il referente scientifico del servizio, hanno ideato questo nuovo approccio. E lo chiamiamo proprio come approccio innovativo perché abbiamo fatto del videogioco proprio lo strumento di aggancio attraverso cui parlare e costruire una relazione con i bambini e con gli adolescenti. In sostanza, il gioco di per sé, noi siamo partiti dal presupposto che giocare è positivo. Giocare è positivo perché il bambino e l'adolescente si permette di esperire certe attività o di assumersi comunque un ruolo all'interno comunque di un contenitore con delle regole predefinite. Attraverso quindi il videogioco noi non facciamo altro, degli psicologi adeguatamente formati e competenti in materia, quindi hanno comunque una preparazione alle spalle, scelgono insieme al bambino, all'utente, il videogioco che è più indicato per l'utente, quindi sia in termini rispetto all'età, sia rispetto alle attitudini del bambino stesso, perché comunque scegliere un videogioco non è una cosa casuale, non tutti i videogiochi sono adatti per gli stessi bambini. Ma insieme allo psicologo che lo segue si sceglie un videogioco e durante delle sedute che sono a cadenza settimanale si vanno poi a sviluppare determinati obiettivi, determinate tematiche, quale la famiglia, quale l'utilizzo di sostanze, qual è la relazione con i pari, sempre mediante però l'utilizzo del Fate videogioco. giocare anche i bambini e i genitori insieme. Esattamente, questo è il format che noi proponiamo invece per le serate sul territorio, nelle scuole e nei comuni ed è il format che noi chiamiamo Arena Digitale. L'arena digitale non è altro che portare in campo e quindi mettere in forma e concretizzare il fenomeno che i bambini fanno, gli adolescenti fanno, di osservare i giocatori su YouTube.
Ossia, noi ricreiamo all'interno di una platea, un auditorium, o a seconda di dove poi il contesto che ci interpella ci offre, quindi può essere una scuola, può essere un comune con serate rivolte alla cittadinanza, può essere un oratorio, proponiamo agli adulti, a coppie di genitore e bambino, di giocare insieme davanti a un pubblico. E questo format, diciamo, che consente proprio di trovare la stessa, di provare quelle emozioni che i ragazzi provano guardando i giocatori che giocano su YouTube. Nel contempo avvicina l'adulto con il bambino, con il figlio, facendo capire che in realtà il bambino probabilmente tante volte ha molte più competenze di quelle che il genitore in realtà non crede che lui abbia. Ed è il bambino, l'adolescente, che insegna al genitore determinate qualità, competenze, o comunque le avvicina, ma l'obiettivo finale è proprio quello di creare una forma di dialogo condiviso sulla base comunque del gioco e del divertimento, non prettamente solo in un'ottica clinica. Naturalmente Spazio Off è a disposizione anche un po' del territorio, citavi i comuni, scuole, oratori, insomma, per questi incontri sul territorio e poi anche per seguire situazioni particolari. È un servizio appunto della cooperativa Fraternità, e quindi Ilaria è un po' responsabile. La ringraziamo di essere stata con noi, di averci raccontato anche questa possibilità, e adesso è il momento degli appuntamenti della settimana.